Forse finisce qui, nei fuochi d'artificio allegri, davanti ad una delle chiese più belle del mondo. Finisce nell'agguato vigliacco di bestie infami a centinaia di donne degradate a prede, o nella non meno esecrabile risposta della caccia al musulmano, organizzata da altre bestie infami, come le prime, indegne di chiamarsi esseri umani. I fatti di Colonia, nella loro gravissima portata effettiva e nella loro letale portata simbolica, hanno chiuso come peggio non si poteva, un anno degli orrori. «Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo», scrisse Salvatore Quasimodo nel 1946. «Ma l'invito ai figli a dimenticare i padri e a far affondare le loro tombe nella cenere, contenuto nella poesia, leggetela, è stupenda, non sembra essere stato accolto. Ed oggi gli uccelli neri e il vento coprono il nostro cuore come un tempo il loro. Sì, forse l'Europa sta morendo, torturata dal filo spinato, smarrita nel dedalo del terrore e del pregiudizio, soffocata dai muri e dagli egoismi. Il selfie invecchiato e stanco, di cui parlò Matteo Renzi un anno e mezzo fa nell'aula di Strasburgo, è diventato un'immagine sfocata e sovraesposta. Smarriti nella complessità, i leader europei, tutti, sembrano balbettare di fronte agli sguaiati slogan del nazionalismo e del populismo. L'asse franco-tedesco non basta più. Non con la Francia ferita alla ricerca di una qualche guerra di vendetta, non con una Germania in cui l'astro di Angela Merkel minaccia di offuscarsi rapidamente. Serve una nuova generazione, una nuova mappa, un nuovo slancio. E non potendo, se non con sedute spiritiche, chiamare a consulto Altiero Spinelli e Konrad Adenauer, Winston Churchill e Robert Schuman, dovremo fare da noi. Il cammino è, come sempre, a destra della seconda stella, e poi dritti, fino al mattino. Ma dobbiamo sbrigarci. C'eravamo tanto amati, per un anno e forse più. C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu, ma una sera ci incontrammo per fatal combinazione. Contro al calor bianco o pantomima di inizio d'anno? L'affondo di Jean-Claude Juncker contro Matteo Renzi, accusato di insultare la Commissione, ha ricevuto risposte variegate dallo schieramento politico. A difesa del Premier, il PD e il governo italiano, con accenti più morbidi di Piercarlo Padoan e più secchi di Paolo Gentiloni. Contro i deputati italiani di Forza Italia, seraficamente pronti a dar torto ad entrambi i deputati 5 Stelle. I due caratteri non sono fatti per intendersi. Il segaligno Jean-Claude è uno che si fa saltare la mosca al naso con una certa facilità. Figurarsi con il giovane fiorentino, che certo non ha fra le sue migliori doti la diplomazia. Di sicuro è uno scontro fra amici. Renzi sa bene di aver ottenuto da Juncker molto più di quanto in termini di flessibilità e di interpretazione delle regole comunitarie avrebbe avuto da qualsiasi altro. E il lussemburghese non dimentica né che senza Renzi i socialisti non avrebbero mai dato il via libera alla sua investitura come presidente, né che il gruppo S&D, guidato da Gianni Pittella, ha tenuto una linea davvero morbida sul caso LuxLeaks. È ragionevole immaginare che i battibecchi, con un andirivieni di silenzi e moniti, apprezzamenti e avvertimenti, andranno avanti fino a marzo, quando Bruxelles dovrà pronunciarsi sulla legge di stabilità. Sullo sfondo, il perenne derby fra Italia e Germania, i paesi che in Europa più si amano e meno si fidano l'uno dell'altro. Martin Schulz, nella sua conferenza di inizio d'anno, si è smarcato rilasciando dichiarazioni al miele. I miei rapporti con Matteo Renzi sono eccellenti, ha detto Schulz. Renzi sostiene molti argomenti che sostenevo anch'io durante la mia campagna elettorale per la presidenza della Commissione, fra i quali alcune necessarie riforme qui a Bruxelles. Non sono quindi sorpreso dalle proposte di Matteo. Sono tedesco, come sapete, e voilà, ci sono anche relazioni molto buone fra i leader tedeschi nelle istituzioni europee e il primo ministro italiano. Se ne riparla alla prossima stoccata. No. Giorni difficili per il settore automobilistico mondiale.
Dopo l'esplosione nello scorso settembre del Dieselgate, lo scandalo che ha coinvolto la casa automobilistica Volkswagen, sembra che ora tocchi alla Francia ed in particolare alla Renault. Il sospetto è che alcuni motori diesel costruiti dal colosso francese siano equipaggiati con un dispositivo analogo al silenziatore di emissioni inquinanti, scoperto dall'Agenzia di Protezione Ambientale americana nelle automobili tedesche. Gli indiziati, secondo il Sole 24 Ore, sarebbero i motori turbodiesel Energy 1006, montati su diverse vetture Renault-Nissan, ma anche su automobili Daimler. Proprio come aveva fatto la Volkswagen, anche la Renault aveva annunciato nello scorso dicembre un piano di investimenti da 50 milioni di euro per ridurre il gap tra le emissioni registrate dai propri veicoli in fase di omologazione e quelle prodotte in condizioni di guida reali. Anche questa volta le buone intenzioni sembrano essere arrivate troppo tardi. Sarà stato proprio questo slancio a insospettire le autorità? Non si sa, sa di fatto che gli agenti della polizia antifrode della polizia francese hanno effettuato una serie di perquisizioni in alcuni impianti produttivi della Renault. Secondo le prime informazioni, l'ipotesi investigativa gira sempre intorno ai motori diesel Renault, che sarebbero anch'essi dotati di un software che consente di eludere i controlli sulle emissioni. Le forze dell'ordine hanno sequestrato numerosi personal computer ai dirigenti, ha scritto la BBC. Bloomberg, da canto suo, afferma che una delle sedi delle perquisizioni sia quella di Lardy, che realizza prove sulle emissioni dei veicoli. Minivan Espace, veicolo di bandiera della casa Renault, era nel mirino da tempo. Uno studio svizzero avrebbe rivelato che le sue emissioni sarebbero di ben 25 volte superiori rispetto ai limiti previsti. I dati però non erano mai stati resi noti. La società si è affrettata a dichiarare solo che gli investigatori hanno deciso di effettuare controlli aggiuntivi nelle fabbriche. Le perquisizioni in corso, secondo Renault, non avrebbero evidenziato meccanismi falsificati sulle emissioni. In soccorso alla casa automobilistica anche il ministro dell'ambiente francese, Ségolène Royal, secondo la quale la frode sui motori della Renault non esiste. Gli azionisti dipendenti possono stare tranquilli. Nella vicenda, rileva, è stato osservato uno sforamento delle norme sulla CO2 e ossido di azoto, ma nessuna frode. Secondo il ministro, le analisi condotte sui motori Renault e di altri due costruttori stranieri non rivelano l'esistenza di un software illegale per truccare le emissioni. Non la pensano allo stesso modo gli investitori. Infatti in borsa a Parigi Renault ha perso fino al 21%, raggiungendo la più grave perdita per il titolo dal 4 gennaio del 1999. In poche ore sono stati bruciati 5,8 miliardi di euro del valore di mercato della società, che ora capitalizza 21,7 miliardi. Contemporaneamente sono scese anche tutte le altre case automobilistiche, segnando un inizio di anno pessimo per l'intero settore. Nel frattempo, dalle colonne di Reuters, testata americana, trapelano indiscrezioni secondo cui le case automobilistiche sotto inchiesta siano tre. L'agenzia, sempre citando fonti non ufficiali, parla di un'operazione in corso molto più estesa, che sembra lambire anche la Fiat Chrysler Auto di Sergio Marchionne, accusata di gonfiare i numeri delle vendite Fiat negli Stati Uniti. Una storia differente, ma che sicuramente è sufficiente a gettare ombre sulle società in questo periodo di caccia alle streghe. Da quando la Volkswagen ha ammesso la manipolazione dei test di emissioni in alcuni suoi veicoli diesel, in tutti gli stati europei si sono avviati dei controlli a tappeto per verificare la veridicità dei test, e lo stesso vale negli Stati Uniti. È impensabile credere che i cosiddetti veicoli moderni a diesel, che danneggiano l'aria in modo così importante, siano presenti nelle nostre strade oggi, ha dichiarato Axel Friedrich, cofondatore e membro del Consiglio a Washington per la International Council on Clean Transportation, la stessa associazione che scoprì mesi fa il trucco della Volkswagen, trucco che costerà alla casa automobilistica circa 40 milioni di euro in multe, richiami dei veicoli e varie compensazioni. L'Europa necessita di una totale riorganizzazione del sistema di controllo sui veicoli in strada, ha concluso Friedrich. Infatti, a distanza di mesi, sembra impensabile che solo la Volkswagen abbia truccato i test e che tutte le altre compagnie automobilistiche fossero all'oscuro del famoso software. Resta da capire cosa si dovrà fare e se sarà possibile recuperare la fiducia del consumatore e chiarire perché una truffa planetaria sia stata trascurata per così tanto tempo, in primis dalle istituzioni europee. Eliona Cela per Paleuropa. Quando si lavora sodo non c'è tempo da buttare, non puoi mettere tanta cura per far su l'impalcatura. Era bello il mio
migliaia di morti, decine di migliaia di feriti, centinaia di migliaia di patologie. Sono le cifre della guerra del lavoro in Europa. Cantieri, campi, fabbriche, ma anche ospedali, uffici, studi professionali sono il teatro di questa guerra, le cui condizioni sono peggiorate dalla crisi economica, che taglia i budget della sicurezza e induce, vista la scarsità di lavoro, ad alzare oltre il ragionevole la soglia del rischio. Il Parlamento europeo se ne sta occupando, come ci spiega in questa intervista Brando Benifei, giovane eurodeputato del Partito Democratico. Il Parlamento europeo ha approvato una relazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle misure per la salute sui luoghi di lavoro. Questo è un tema davvero importante perché purtroppo abbiamo ancora in Europa migliaia di decessi sul luogo di lavoro, migliaia, parliamo di più di 100.000 casi di malattie che sono state contratte per via delle condizioni di lavoro. Queste sono statistiche ufficiali e il Parlamento europeo ha deciso di usare la sua possibilità di proporre e approvare rapporti di iniziativa che hanno la funzione di suggerire alla Commissione europea e agli Stati membri delle misure legislative nei campi più disparati. In questo caso appunto la Commissione europea viene sollecitata dal Parlamento europeo, che ha approvato a larghissima maggioranza questa relazione, a agire con alcune misure specifiche, in particolare una campagna forte con misure precise sul completamento della dismissione dell'amianto, grande tema ancora esistente purtroppo in Europa, una misura legislativa per il contrasto alle malattie di tipo muscoloscheletrico che toccano tantissimi ambiti di lavoro e una statistica precisa con una categorizzazione che permetta ulteriori misure a livello nazionale delle malattie professionali, che spesso vengono confuse con altre tipologie, invece hanno delle loro caratteristiche specifiche, anche delle loro esigenze di trattamento e di correzione, di prevenzione, soprattutto nel luogo di lavoro specifici. Quindi una misura molto ampia che tocca diversi ambiti e che dimostra l'impegno dei parlamentari europei a spingere affinché Commissione europea e Stati membri siano più reattivi rispetto a un fenomeno, quello delle malattie sui luoghi di lavoro, quello degli incidenti, quello della sicurezza, che sono ancora temi purtroppo davvero all'ordine del giorno nel caso di incidenti, di vicende che spesso riempiono le nostre cronache e a volte invece non le riempiono. Sono casi a volte che rimangono silenziosi e sono purtroppo una strage silenziosa di persone che invece hanno diritto in Europa ad avere un lavoro sicuro e con le condizioni sanitarie, le condizioni di sicurezza, le condizioni per una vita che sia all'insegna della salute, della tutela della salute, che è uno dei valori fondamentali dell'Unione Europea. Frans Timmermans, a nome della Commissione europea, ha riconosciuto che serve tempo ed approfondimento per decidere sul riconoscimento alla Cina dello status di economia di mercato. Un annuncio che ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli eurodeputati di tutti i gruppi. Particolarmente soddisfatti i parlamentari 5 Stelle, che al tema avevano dedicato numerose iniziative di sensibilizzazione e realizzato il filmato che vi proponiamo. Deve essere chiaro che il Parlamento europeo è seriamente preoccupato dalle conseguenze devastanti che l'eventuale riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina avrebbe sull'industria europea, in particolare sull'industria manufatturiera. Parliamo di acciaio, legno, vetro, chimica, tessile, calzature, ceramica, carta, biciclette e altro. Se la Commissione lo confermerà, da dicembre 2016 la Cina sarà riconosciuta come economia di mercato e non potremo più usare le protezioni con cui difendiamo oggi i nostri prodotti. Ma la Cina non è un'economia di mercato, non c'è nessun obbligo giuridico a riconoscerla come tale e soprattutto la scelta non può e non deve appartenere solo alla Commissione, un organo non eletto da nessuno. I cittadini sanno che più di 3 milioni di posti di lavoro in Europa dipendono dalle scelte di questo organismo non eletto da nessuno? E soprattutto il governo italiano si rende conto che 700.000 posti di lavoro solo in Italia dipendono da questa decisione?
Noi siamo contrari a un riconoscimento incondizionato e automatico, poiché è evidente che la Cina non rispetta i 5 criteri stabiliti dall'Unione Europea, come ad esempio l'assenza di interventi dello Stato nelle operazioni di privatizzazione delle imprese e l'esistenza di un settore finanziario indipendente dallo Stato. Questa è la battaglia del Movimento 5 Stelle, difendere le piccole e medie imprese e l'eccellenza italiana, ma bisogna fare prestissimo. Sì, non c'è più tempo e proprio questo venerdì c'è un appuntamento importante a Bruxelles, che è la riunione dei ministri del commercio, e per quella data è necessario, imprescindibile, che il Presidente del Consiglio italiano prenda una posizione ufficiale. Non c'è veramente più tempo e abbiamo necessità di conoscere la posizione italiana. Amici di Parla Europa, ben ritrovati, vi parliamo dal Parlamento Europeo di Strasburgo, siamo in compagnia dell'onorevole Pierantonio Panzeri, europarlamentare. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Panzeri, europarlamentare, eletto nelle liste del Partito Democratico e quindi componente del gruppo dell'SND, dei socialisti e dei democratici qui al Parlamento Europeo. L'onorevole Panzeri è un componente della Commissione Esteri, ha maturato anche una lunga conoscenza delle vicende del Nord Africa, dei paesi arabi. Insomma, si può dire che all'interno della nostra delegazione è uno dei maggiori conoscitori di quella che è in questo momento una polveriera planetaria. Intanto, quanta paura dobbiamo avere, onorevole Panzeri? Ma direi la dose giusta, ma senza un'eccessiva paura, perché ho l'impressione che se si calca eccessivamente la mano sulla paura, il rischio è sostanzialmente di avere una situazione poco governabile, anche dal punto di vista della convivenza civile. E si dice regolarmente non bisogna dare ragione ai terroristi, l'unico modo per non dar ragione è cercare di vivere con normalità le nostre giornate e ovviamente richiedere a chi governa, all'Europa, di effettuare gli interventi mirati e necessari per cercare di affrontare seriamente la questione del terrorismo e soprattutto le cause che determinano questo terrorismo. Tra le conseguenze più immediate, forse più gravi, delle ultime vicende c'è il barcollare del trattato di Schengen, di uno dei principi fondativi dell'Unione Europea. È un errore stringere, è un errore seguire l'esempio francese? Io devo dire questo, se la situazione ha un carattere di straordinarietà si può anche intervenire con interventi mirati, straordinari, ma temporanei. Non penso assolutamente che l'idea sia quella di una modifica perenne delle condizioni che noi abbiamo oggi, perché questo avrebbe due significati. Da una parte rispondere negativamente alle sollecitazioni macabre che il terrorismo ci dice, e dall'altra sarebbe la strada che porta alla deflagrazione dell'Europa, perché nel momento in cui ci si rinchiude entro le proprie frontiere stabiliamo che il progetto europeo è finito. Nella sua esperienza, noi abbiamo realizzato un'intervista qualche tempo fa al tempo della primavera araba, quando sembrava che potesse fiorire il seme della democrazia in quelle regioni. Che cosa non ha funzionato, se non ha funzionato? Almeno un paio di cose, se guardiamo. La prima è che l'Occidente ha sollecitato i cambiamenti in quei paesi. Io voglio sempre ricordare un famosissimo discorso che Barack Obama tenne all'Università del Cairo alcuni anni fa. È stato un bel discorso al quale però non sono seguiti assolutamente i fatti, e i fatti dovevano essere semplicemente due: quello di un sostegno ai cambiamenti in corso e all'altro la soluzione di un problema, per così dire, annoso, ma che è alla base dei tanti problemi che abbiamo in tutta la regione, che è il conflitto israele-palestinese. Questo è il primo dato sul quale bisogna assolutamente riflettere. Il secondo dato è che non tutto era primavera araba e bisognava avere una capacità di discernimento. È stata primavera araba in Egitto? Sì, anche se poi è finita come è finita. È stata primavera araba in Tunisia? Sì, e bisogna sostenere, perché c'è un processo di cambiamento che, come abbiamo visto, è osteggiato anche dal terrorismo. Ci sono stati due attentati. È stata primavera araba in Libia? No. È stata primavera araba in Siria? No.
semmai lì ci sono stati interventi esterni che hanno fagocitato situazioni di quella natura. Ecco, questa non capacità di discernimento della situazione in Medio Oriente e nel Nord Africa è alla base anche dei problemi che noi oggi abbiamo. Fra i problemi che penso possano essere elencati c'è anche quello della perdurante assenza di una politica estera europea. Lei ha tenuto a battesimo nella sua commissione l'alto rappresentante della politica estera e della sicurezza comune, che è il rappresentante italiano in commissione. Ecco, ad un anno di distanza come valuta l'operato di Federica Mogherini? Ha fatto poco, ha fatto molto, ha fatto quello che ha potuto? Ma ha fatto bene nelle condizioni date. Noi non abbiamo ancora oggi una politica estera europea perché le 28 diplomazie non hanno conferito sovranità alla politica estera europea e lo vediamo anche nella situazione attuale, nella quale in sostanza la Francia ha deciso di, seppur nell'ambito di una coalizione, bombardare la Siria. È notizia di queste ore che Cameron ha dato il proprio sostegno da questo punto di vista senza passare dal Consiglio europeo e questo la ecco, bisogna evitare in sostanza che si creino queste situazioni e che l'Europa sia semplicemente chiamata, come dire, una volta che la tavola è già imbandita, a mettere solo i fiori. Ecco, è necessario che invece produca una forte iniziativa ed è importante che i singoli paesi comprendano a maggior ragione oggi che solo se vi è un'azione comune dell'Europa noi potremo sconfiggere il terrorismo e risolvere i conflitti che sono aperti nella regione medio orientale. In caso contrario rischiamo di riportarci appresso gli errori del passato. In questo momento Vladimir Putin sembra essere quello che dice ve l'avevo detto, è figlia, l'ISIS è sicuramente anche figlia delle tensioni che hanno diviso Stati Uniti e Russia. L'Europa con la Russia ha aperto un contenzioso forte sull'Ucraina, c'è stato un eccesso di zelo, abbiamo alzato troppo i toni col nostro vicino? No, abbiamo avuto anche un atteggiamento contraddittorio e lo vediamo. Chi è che corse in modo veloce a Kiev nella vicenda dell'Ucraina? Andò la Merkel e Hollande, ci ricordiamo. E oggi, paradossalmente, Hollande è a fianco di Putin nella vicenda siriana, il che dimostra innanzitutto, ed è bene che coloro che ci ascoltano, che in politica estera il dato è continuamente volubile, non c'è mai un dato. Ricordo sempre una famosa frase di un diplomatico inglese nel XIX secolo, Lord Palmerston, che diceva che insomma, l'Inghilterra non ha nemici né amici perenni, le uniche cose che sono perenni sono i propri interessi, ed è una frase che ha ripetuto 100 anni dopo Charles de Gaulle, a dimostrazione sostanzialmente che in politica estera si agisce anche sulla base degli interessi dei singoli paesi. E quindi è chiaro e evidente che ci sono stati degli errori e questi errori hanno lasciato una porta aperta a Putin, il quale sta sviluppando una propria politica estera e devo dire abbastanza efficace. E se oggi noi stiamo discutendo della necessità di far ritrovare tutti al tavolo, ivi compreso il processo che è iniziato a Vienna per risolvere la vicenda siriana, probabilmente lo si deve anche a questa iniziativa forte di russa e quindi bisogna prenderne atto, il che non giustifica ciò che Putin ha fatto in Ucraina e in Crimea, tuttavia con una dose di realismo è bene guardare le cose. Un'ultima domanda che riguarda una discussione che è in corso, c'è una tesi che dice che questo è lo scontro di civiltà, che c'è un conflitto irriducibile con l'Islam, e c'è invece un'altra opinione che vede in questo conflitto soprattutto una guerra civile islamica, cioè un conflitto interno all'Islam fra le diverse componenti. Qual è la sua opinione su questo? La mia opinione è che non c'è uno scontro di civiltà, c'è uno scontro davvero anche di carattere religioso nell'ambito dell'Islam ed è soprattutto la parte wahabita, quella più radicale, che porta con sé però delle contraddizioni perché quella parte è rappresentata da paesi che sono nostri amici, se penso all'Arabia Saudita o ai paesi del Golfo Arabico, e quindi da questo punto di vista è indispensabile agire seriamente da una parte per dire a questi paesi che è venuto il momento di non giocare su più tavoli
e dall'altra anche quella di isolare, per così dire, l'oltranzismo e il radicalismo che è pure presente in questa parte del mondo islamico. In Europa dobbiamo aiutare la costruzione di un Islam democratico, perché è l'unica possibilità che noi abbiamo, non solo per far convivere ormai una realtà che è cambiata come quella europea, ma soprattutto anche perché penso che una buona parte del mondo islamico possa essere insieme a noi sulla strada per sconfiggere il radicalismo e per vincere la battaglia della democrazia. Ecco, un'ultimissima considerazione, perché lei è stato fra l'altro quest'anno relatore sui diritti umani qui al Parlamento europeo, e non c'è dubbio che la libertà di culto, la tolleranza religiosa fanno parte di questo settore. Quanto può pesare un clima di ostilità, anche magari attizzato irresponsabilmente, nelle società europee? Corriamo un rischio razzista, un rischio xenofobo? Noi corriamo il rischio di buttare via acqua sporca e bambino. Perché, come ho già detto prima, di fronte ad una situazione così difficile sono anche possibili interventi straordinari, ma non sostituirei mai lo Stato di diritto con uno Stato di polizia, perché quello produce inevitabilmente non solo chiusure, ma poi sentimenti di odio, di xenofobia e di razzismo. Quindi dobbiamo fare un'operazione molto ragionata e sapere che il nostro obiettivo è quello di mantenere un equilibrio tra la libertà e i diritti e la necessità della sicurezza e della stabilità. Se non bisogna far prevalere semplicemente l'idea che tutto può essere confinato dal punto di vista dei diritti personali, dei diritti collettivi, perché la cosa più importante è la sicurezza. La vicenda israelo-palestinese del resto dimostra questo in questi anni, che se non risolvo il conflitto la stabilità non è garantita. Ringraziamo Pier Antonio Panzeri, europarlamentare del Partito Democratico, quindi qui a Strasburgo, appartenente al gruppo S&D, per averci soprattutto ricordato che l'arma assoluta contro il terrorismo e contro il fanatismo è la ragionevolezza. Non smettiamo di ragionare e non potremo essere sconfitti. Grazie a Pier Antonio Panzeri, grazie a voi per averci cortesemente seguiti. Arrivederci su Parla Europa.